Le mani delle cosche sugli appalti pubblici sui lavori della Statale 106, oltre a un particolare interesse all'eolico e alla bonifica dell'area industriale dell'ex Pertusola Sud. 35 persone sono finite in manette questa mattina nel corso dell'operazione Old Family, ad opera della squadra mobile di Crotone e del Servizio Centrale Operativo. Tra esse anche due imprenditori. I fermati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione di armi e traffico di stupefacenti. I Provvedimenti sono stati emessi dalla DDA di Catanzaro. Con i fermi, gli inquirenti asseriscono di aver colpito un nuovo gruppo federato tra Ivrenna, Ciampà, Bonaventura e Megna di Crotone, Farao Marincola di Ciro e Grande Aracri di Cutro con collegamenti con i morabito di Reggio Calabria. Dalle indagini è emerso il capillare controllo della Cosca nell'attività del trasporto dei componenti delle pale eoliche scaricati e stoccati in una zona del porto di Crotone. La Cosca gestiva poi, in regime di monopolio e sempre su Crotone, un lucroso traffico di cocaina, eroina e marijuana con basi logistiche nel quartiere Gesù e canali di approvvigionamento nella provincia di Reggio Calabria con collegamenti con la Cosca dei Morabito. Ricostruite inoltre numerose estorsioni a danno di operatori commerciali di Crotone con l'utilizzo di bottiglie con benzina e Cartucce, incendi e danneggiamenti mediante colpi d'arma da fuoco. I proventi delle attività illecite confluivano in una cassa comune che veniva suddivisa in cinque parti tra i vari componenti del sodalizio criminale. Tra i particolari emersi dalle indagini, anche l'interessamento del boss crotonese Nicolino Grande Aracri per imporre la riassegnazione di un medico al servizio 118 dell'ospedale di Crotone e scoperto dagli inquirenti grazie all'intercettazione di alcuni pizzini inviati dal capofamiglia ad un altro esponente di Vertice della Cosca, Gaetano. Nell'operazione sono stati impiegati 250 uomini con l'ausilio di altre squadre mobili dei reparti prevenzione crimine Calabria settentrionale e meridionale, di unità cinofile e di un elicottero del reparto volo di Reggio Calabria.